Nella prima occasione potevo fare un po' meglio, però l'angolo di tiro era veramente ristretto. Poi sulla respinta non ero in una posizione ottimale, ero quasi a filo palo, e lì può entrare come non può entrare, e ho preso il palo, il palo esterno alla fine, non neanche interno che puoi dire batte sul palo e entra. Però forse potevo far meglio nella prima occasione. E una volta che poi ti sblocchi, secondo me è tutto molto più semplice, perché una volta che viene il primo, poi si alza il morale. Anche io come giocatore dico, cioè, ho fatto il primo, adesso non voglio fermarmi. Sicuramente una volta che fai il primo, poi gli altri secondo me vengono anche di conseguenza. L'importante è comunque io continuo a lavorare cercando di sbloccarmi finalmente e poi vedremo il susseguirsi. Comunque sappiamo che il nostro lavoro è quello di far gol, quindi le critiche, no, quando non vengono i gol, sono normali e noi continuiamo a lavorare sperando che questo momento passi. Logicamente i tifosi si aspettano i gol da parte degli attaccanti, è il nostro lavoro, quindi hanno ragione quando ci criticano o dicono il loro parere comunque. Durante l'allenamento noi proviamo sempre a giocare con un trequartista, a due punte non abbiamo mai provato a giocare, però qualora ci venisse proposto di giocare a due punte, logicamente lavoreremo insieme e cercheremo di farci trovare pronti. Al mister piace giocare col trequartista, quindi noi attaccanti dobbiamo comunque seguire il suo metodo di lavoro e lavorare. Giocare al Barbera di Palermo può essere un grande stimolo, ma comunque per l'attaccante fare gol a Viterbo, fare gol a Palermo è sempre fare gol. Quindi, cioè, logicamente farlo, se ci fossero i tifosi è un conto, se non ci sono i tifosi comunque è sempre una porta e sempre un campo, anche se in un contesto diverso, però vale sempre uguale il gol sia a Viterbo che a Palermo. Fisicamente io sto bene, cioè già da un mesetto, un mese e mezzo che sto al massimo. Mentalmente, logicamente, il fatto di magari non giocare con continuità ti penalizza un po'. Però penso che le volte che sono stato tirato in causa dal mister, mi sono fatto trovare pronto e cercherò di farlo anche da qui a fine campionato comunque.